Ogni tanto qualche buona notizia arriva da Giulianova e noi dobbiamo prendere atto con soddisfazione. È stato presentato in comune il nuovo progetto della lottizzazione Lido delle Palme. Qui dove siamo noi è uno dei lotti di quel terreno, di quella lottizzazione. Voi direte: dove stanno le palme? Le palme, perché Giulianova ha molte palme. Qui ci sono ancora i pini che sono stati piegati dal vento. Per dire anche da quanti anni questa povera gente aspetta di poter fare qualcosa, e anche i pini si sono inchinati alla volontà di chi invece qualcosa non gli ha fatto fare. Allora il sindaco Costantini, con l'assessore Di Candido e con il nuovo dirigente, ha accettato di buon grado questo progetto. Un progetto avveniristico che prevede 55.000 metri quadri di tutta questa vasta zona, che viene donata al comune, che potrà farci quello che vuole, ma è chiaro che ci farà tutte cose che hanno a che fare con il verde, perché verde domina questa lottizzazione. Ci saranno appartamenti, ci sarà una grande piazza e soprattutto non ci saranno più i cumuli di immondizie a cui attualmente è ridotta. Ed è una cosa bellissima, e finalmente la cosa bella è che purtroppo molta gente non potrà ricordare questo, che ormai è diventato un evento. Perché negli anni, che roba di 20-30 anni, è morta. Non gliel'hanno fatto ricordare, bocce di qua, bocce di là. C'erano alcuni proprio contro questa lottizzazione, hanno fatto 700 ricorsi, insomma, che era una cosa normale, perché era la più bella zona, ma ridotta in modo terribile. Qua siamo in quella migliore, che si vede appunto questo bel verde, anche se non è curato, poi andremo a vedere di là. Però c'è anche la parte lungomare, e quindi d'altra il mare, e sullo sfondo anche la montagna. Questa è la lottizzazione che cambierà il volto alla città, in questa che è la più bella zona, ma che meritava di avere una lottizzazione degna di questo nome.